Allora, questo video vi serve, cioè vi spiega, voglio in poche parole spiegarvi come si fa a fare una copia della vostra pagina Facebook. Ecco, questo tanto come premessa e poi nel video vi sarà spiegato in modo dettagliato. Buona visione a tutti, da Gino Espressivo. Bene, allora come si vede io sono Gino Spregio. Adesso vi posso mostrare, vorrei mostrarvi, intanto cambio, ecco, così si vede meglio, nel senso che è più pulito, quello che devo fare è importante. Allora, vogliamo, per qualsiasi motivo, e se il computer non funziona più dovete formattarlo, dovete cambiare, fare qualcosa e probabilmente si perdono anche dei dati. Allora io vi spiego come si fa a scaricare una copia del profilo Facebook, perché a volte il profilo Facebook va cancellato, la vostra pagina, immagine vi rimane, però non vi rimane tutto il resto. Allora andiamo qua, visualizza, registro attività qua sui tre pallini, impostazione del diario. Andate qua su generali, cliccate sempre tasto sinistro, qua come si vede, cliccate tasto sinistro, scarica una copia. Adesso scarica all'archivio, qua mettete la password, io l'ho già fatta un'ora fa, e qua la mia password, la vostra password, il vostro profilo Facebook, ad esempio io metto il mio. E poi mi fermo in quanto che ormai una copia l'ho fatta. Ok, password, la tua password è errata, d'accordo, lo rifaccio. Ok, scarico sull'archivio. È andata a scaricarsi, d'accordo? Bene. Mostro nella cartella, adesso in questo momento sta scaricandosi praticamente il formato zip. Allora, come si vede, io sto ripetendo praticamente la stessa cosa che ho fatto mezz'ora fa, un'ora fa circa, ed è questa. Questa la metto in pausa e la lascio stare, perché è la stessa identica cosa. Io il mio profilo non l'ho cambiato, metto in pausa. Andiamo a vedere la cartella di quello che abbiamo fatto mezz'ora fa, che praticamente è sempre la stessa. Allora, guardo nella cartella, eccola qua. Come si vede, questa. In formato zip. Come si fa ad aprirla? Tasto destro. Qua dite estrai tutto. Cliccate, andate avanti, estrai. Si è bloccato qualcosa che non va. Metto in pausa un po'. Riprendo un piccolo problemino. Sostituisci file di destinazione, va bene. Ignora questo file, andiamo avanti, adesso sta scaricando. Il fatto è che ho fatto un doppione. Eccolo qua, io ho estratto praticamente tutto. Questa è la mia cartella, praticamente una copia che io ho destinato. A questo punto voi, una pendrive sarebbe la pennetta oppure un disco esterno, una volta fatto potete scaricare tutti i vostri dati. Andiamo a vedere cosa abbiamo dentro qua. Andiamo qua su foto, clicchiamo, doppio clic, eccolo qua. Provate a immaginare quello che io ho, cose impensabili che manco quasi quasi mi sogno. Proviamo ad aprire una cartella, doppio clic, eccolo qua. Torniamo là, andiamo video, clicchiamo, doppio clic. Questi sono tutti i miei video che io avevo dentro su Facebook, caricati.
Andiamo qua. Adesso vediamo. Qua sono i miei dati. Allora, foto come prima, qua nel 1200, è la stessa identica cosa, più o meno. Vado qua sul video, più o meno è la stessa cosa. Sono tutti i miei video. All'infinito, come si vede, non finisco più. Ok, andiamo su. Allora, amici, clicchiamo, io ho la copia di tutti i miei amici, di quelli che attualmente ho ancora, eccoli qua. Amici rimossi, addirittura amici rimossi, come si vede, sono qua. Bene, a questo punto io vorrei anche chiudere info di contatto. Eccolo qua. A questo punto chiudo e vado sulla mia pagina Facebook ancora. E cambio ancora il mio colore. Bene, non mi piace bianca così perché mia voglia ogni tanto cambio. Ecco. Ragazzi, io avrei finito. Avete capito come si fa a fare una copia della vostra pagina Facebook? Una volta che avete riformattato il computer, l'avete ancora bello pulito e vi manca tutte, conoscete la vostra password, ritornate a aprire la vostra pagina Facebook, magari tanti dati non ci sono, l'avete nella pennetta, nella pendrive o nel disco esterno. E ve la tornate a ricaricare. Tutto qua. Io ho finito. Un saluto a tutti da Gino Strecido.